Dai. Su. Dai. No, oggi c'è un problema. Che problema c'è? Un problema grave. Problema grave. Non mi va di fare un cazzo. Ma che problema grave, è la prima volta che non ti va di fare un cazzo a te. No, so. Per oggi è più intensa la sensazione. Cioè, è così forte la sensazione di non voler fare un cazzo che addirittura non ho neanche voglia di lamentarmi. Addirittura. Allora, ecco qui. Metti il sorriso, alza e parti, dai. Salve a tutti ragazzi e bentornati su... Ma non possiamo fare altro. No. Tra l'altro non sto neanche bene oggi. Pure, tra le altre cose. Che c'hai che ti fa male? Le salsicce di squalo. C'ho 2 giorni che sto seduto sul cesso e non mi muovo, Continuamente. Scusa, non le abbiamo mangiate insieme? A te hanno fatto qualcosa? No. Che ti devo dire? Cioè, lo stomaco... Ma vai... Vai lento. Io ma 3-4 volte in un'ora, Ho cagato un dizione così, proprio. Beato te. Invece a me ha fatto male. È bello no, che... No, ma per quello stamattina stavi sempre al cesso. No. Quello è perché al cesso avevo un appuntamento importante con delle persone. Certo! Sei coglione. Sì, ho capito, va bene. Ma mo è un problema se fare questi video? Sì, perché sto scazzato, perché... Dai, guarda la camera e riniziamo, Aspetta. Ok, basta. No, aspetta. No. Porca puttana, sono 4 volte stamattina. Oh, vabbè, io mi faccio i cazzi miei, guarda un po', qua. Bene, eccoci ancora qui. Secondo te noi due viviamo sotto al tavolo? Come? Pensaci, vediamo fuori da sotto il tavolo, sempre! Ci viviamo lì? C'è una specie di varco dimensionale che collega il nostro mondo alla loro squallida realtà? O siamo semplicemente una specie di Monica Lewinsky e passiamo la maggior parte del tempo sotto una scrivania? Va bene, ho capito! Non serve fare tutta questa scena, lo so dove vuoi arrivare! Tu vuoi dire che c'è poco realismo nella nostra comparsa, giusto? Che due pupazzi che magicamente sanno parlare e pensare abbiano come unica stranezza il fatto di venire fuori da dietro un tavolo, giusto? Esatto! Io parlo e penso quanto mi pare, ma non voglio che la gente si faccia l'idea che io sia un porco di peluche che vive sotto le scrivanie! E allora... dove vivi? Beh... non sotto una scrivania, va bene? Ok. E che ne dici invece di una mongolfiera? Aspetta, è una trappola, vero? No, sto solo ipotizzando. A te piacciono poco le scrivanie, magari a contatto col cielo, con l'aria tersa dell'alba, veleggiare sopra i tetti e poi... Fermati! Tu stai cercando di farmi recensire un altro gioco di merda, giusto? Ma quando mai? Sto soltanto facendo un discorso ipotetico, semplici castelli in aria. Castelli in aria? Già, in aria. In aria. Ti piacerebbe volare, non è vero? Ok, adesso mi hai proprio rotto i coglioni, maledetto castoro da 4 soldi. Procione. Va bene, procione, marmotto o fenicottero. Il punto è che hai rotto i coglioni. E se pensi che io mi lasci trascinare in un'altra squallida recensione... The Howler, un gioco fantastico nel quale potremmo diventare una mongolfiera e sfidare le correnti d'aria al di sopra di un mondo neo-industrializzato. Ma che diavolo... Aspetta, non ricordo. Come siamo finiti a fare questa cosa? Ma dai, sei stato entusiasta di fare questo video e adesso fingi di non ricordare nulla. Ma io... Allora vogliamo iniziare? The Howler è un gioco a dir poco magico. Pensate ad una vera e propria rivoluzione nel campo dei controlli. Stavolta non ci troveremo a pigiare su dei tasti, ma sarà sufficiente mettere dei suoni per controllare l'energia dei nostri movimenti. Bella merda. In pratica siamo di fronte alla solita solfa del giochetto da cellulare nel quale si deve premere un tasto solo per far decollare un velivolo e farlo atterrare qualche metro più in là. Emozionante per la miseria. In realtà il gioco è molto più complesso di così. Può risultare facile, ma non lo è. The Howler è un'esperienza unica e introspettiva. E dopo pochi minuti di gioco si ha la sensazione che il fluire del gioco non sia solo legato all'emissione della nostra voce, ma anche a quella della nostra anima.
Ma tu guarda, è io che pensavo che fosse uno stronzissimo gioco da cellulare. Invece è tutta una questione mistica. Addirittura l'anima, porca troia! Ma ti senti quando parli? È un gioco del cazzo, palesemente! Con una grafica approssimativa e un gameplay da ritardati. Forse posso salvare l'intento artistico di realizzare i fondali infilandosi una biro su per il culo, ma per il resto a me sembra una porcata bella e buona. Che c'è? Tu non l'hai mai provato, vero? No, e non ci tengo. Beh, ma se non l'hai... Mi fa schifo! Anzi, schifissimo. Ancora? Ma cos'è questo microfono? Silenzio, inizia la partita! Ma come? Shh! Ok, mi raccomando, eh. Sì, ma io non ho idea di come fare. Aspetta, aspetta, bisogna soltanto parlare. Ecco. Che cosa devo dire? Che... Lascia il pallone in quota. Devi parlare, ma non troppo, ok? Così. Quando lo so che quando devo parlare? Quando... Quando sei sulla corrente giusta? Adesso no, adesso no. Ma mio Dio, c'è un lupo! Fermo, un lupo, fermo, il lupo mi mangia, fermo, le maiali! Fermo. Mangia le maiali! Ho detto che non devi parlare, cioè sì, ma no! Ma c'è un lupo che mangia i maiali, io ho paura. I miei due fratelli sono morti così. Fermo! Ok. Ok, cosa? Che devo. Bravo, bravo, così, così. In questo modo. No, no, devo... così, così vai a finire sul. No. Parla! Ah! Ah! Perché stai urlando? Perché? Oddio, i denti. Fermo, 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 fermo. Meno male che siamo arrivati no, lì. Non devi. Non devo parlare. No, non devi. Perché hai parlato? Non lo sapevo, io non me lo spieghi il gioco. Non ho idea di cosa fare. È un giochino del cazzo, l'hai detto tu. Perché dovrei spiegartelo? No, no, stai zitto, stai zitto. Ok. Dobbiamo entrare nella bocca del lupo, ho paura. Piano. Ok, adesso manteniamo il pallone in quota. L'importante è continuare a parlare senza alzare la voce. Capito? Senza alzare la voce. Non alzare. Ok, perfetto, perfetto. Certo! Scusa, scusa. Basta, ci rinuncio, non sai proprio giocare. Aspetta, aspetta, dai, facciamoci un'altra partita. Non è vero che è un gioco brutto. Dai, per una volta che trovo un gioco che mi piace, andiamo. Giocaci da solo se proprio ci tieni. Porca. Porca gnota.